gioca e vinci con noi. Spalla contro spalla, un centimetro alla volta, il duello che infiamma il girone di promozione della sfida tra Gambettola e Sampierana, con i primi che rimangono in pole position anche in virtù della sospensione del match dei rivali. Ma allora andiamo a vedere le immagini della sfida contro il Bachia, reduce dalla vittoria contro il Medola. La prima chance capita tra i piedi di Odunna per il Gambettola, che ci riprova in realtà poco più tardi al tredicesimo con questo rigore reclamato per un intervento su Rigoni. Per arbitro non c'è nulla, lascia proseguire. E vediamo anche il replay appunto del contatto su Rigoni. Per arbitro non c'è nulla, come detto. Al ventisesimo la risposta dei tesenaticensi con il tiro di Ronchi, deviato da Golinucci, qui inquadrato Ronchi. Ci prova invece il Gambettola al 33esimo con questa punizione di Rigoni parata in due tempi da Fabbri. La chance sempre per i padroni di casa, per la squadra guidata da Bernacci, con Maioli che si dispera per questo colpo di testa impreciso sul secondo palo. Ma è ancora la squadra di casa a fare da padrone. Siamo al 41esimo, un'azione personale quella di Zammarchi, un tiro però debole dalla lunga distanza. Finisce in parità la prima frazione di gioco. Nella ripresa ci prova il Bachia e ci prova nella maniera giusta. Siamo infatti al 65esimo, il cross in mezzo per Grassi che sigla l'1-0 e porta in vantaggio i biancazzurri di Cesenatico. Grandissima gioia per un Bachia che, dopo aver sofferto nel primo tempo, il Gambettola riesce a trovare il gol che apre la lattina e sblocca il match. Ma ovviamente non si fa attendere la reazione del Gambettola, con la conclusione prima di Osayande bloccata da Fabbri. Il qui inquadrato Osayande, ex savignanese, mentre al 70esimo è sempre il Gambettola, il pallone messo in mezzo, un batti e ribatti, la sponda di Osayande proprio per Spadaro, che trova però l'opposizione di Fabbri. Mentre al 72esimo, calcio d'angolo battuto veloce, il pallone messo in mezzo, il colpo di testa e poi l'insaccata di Marconi, ma il cui gol viene annullato per offside. Proteste della squadra di Bernacci per questo fuorigioco. Una squadra però che non si ferma, non si arrende. Siamo infatti al 78esimo, arriva infatti il gol del pareggio siglato dal neoentrato Zavatta, 1-1, terzo centro in campionato per Zavatta, che dunque trova la gioia della rete e riporta in parità il match. Grande chance invece per il Gambettola poco più tardi, all'84esimo, il pallone perfetto sul secondo palo e qui l'errore imperdonabile di Rigoni, praticamente dal dischetto del calcio di rigore. All'89esimo un Bachia che invece reclama un altro rigore, uno per parte, dunque nel primo tempo era per il Gambettola, nel secondo è per i cesenaticensi. Questo intervento su Bracci, un intervento davvero al limite, ancora una volta metodo di giudizio all'inglese per il direttore di gara che non concede il penalty. Siamo nei minuti di recupero, il Bachia addirittura cerca uno sgambetto, una sorpresa per il alla Gambettola, la chance sempre con Bracci, il pallone che sorvola la traversa tra Gambettola e Bachia, finisce 1-1.